Ok, allora, voglio imparare Zotonic, che è un CMS scritto in Erlang. È una vita che lo voglio imparare, ma finalmente ho trovato il tempo di farlo. E ho pensato di fare dei video per documentare l'esperienza, ecco, diciamo così. Si va a braccio, è tipo più una diretta che un video. E niente, allora, prima cosa da fare è aprire il sito. Questo è il sito. Sembra incredibile, ma lo è davvero. Ok, quindi, documentazione. Allora, qui vedo il bellissimo logo, veramente fatto col Commodore 64. E abbiamo User Guide, che così a naso mi sembrerebbe una guida per chi lo deve usare, il CMS. Ok. E Developer Guide invece. Ecco, sì. Questo sembra la guida tecnica per gli sviluppatori, ecco. Quindi direi di seguire questa. Poi c'è Cookbooks. Ok. Queste sono tipo ricette per fare delle operazioni comuni. Ok, quindi niente, cominciamo da qui e vediamo che si riesce a fare oggi. Penso installarlo probabilmente e basta. Ecco. Una cosa che vi faccio vedere subito è il film, se lo trovo, ecco il film. Il film merita. Questo è il making of. No, non ve lo faccio vedere. Non ve lo faccio vedere, però guardatelo perché veramente merita. Quindi vediamo: Developer Guide, Introduction. Ok. È un CMS, è un web framework, e questo mi interessa parecchio perché vorrei capire se si può usare, diciamo, le feature di un CMS, ma customizzarlo veramente, quanto si può customizzare, ecco. Ok, questa roba non ci interessa. Getting started. Hai tre opzioni per eseguire Zotonic. C'è un container che non mi interessa sinceramente. You can use Nix, questo è molto interessante. O installare manualmente le dipendenze. Allora usiamo Nix o installiamo manualmente le dipendenze. Docker ci interessa. Ok, ma lo devo scaricare. Da dove si scarica? Dio santo, sto sito veramente. Ah, da dove si scarica? Ok. Zotonic. Download. Andiamo qui su GitHub. Ok, ma va usato come libreria? Usato come libreria o va scaricato? Zootonic. Zootonic. Mod. Mo, io non lo vedo come libreria, ma aspetterei Zotonic. Standard library. Qui c'è scritto qualcosa. Installation, download Zotonic from the official website of start Zotonic from a Docker image.
Ok, risiamo dove prima. Ok, guardiamo dove è sto start dock, che probabilmente è. Probabilmente è qui. Sì, è qui. Ok, bene. Ok, allora si clona, via. Ok. Git clone. Io non voglio usarlo, Docker. Userò. Ora vedo se usare Nix perché utilizzo DevBox, che è un tool che sotto al cofano usa Nix. Il sistema operativo che sto usando è Debian 12. LSB release minus A. Ok, Debian 12. Sì. Bene, quindi abbiamo Zotonic. Zotonic start Docker non mi interessa. A sto punto forco. A sto punto forco però. Sì. Perché ho intenzione di aggiungere roba qui subito. File. Per cui forco, sì. Callutiamo Zotonic, va bene. Master branch only, ok. Va bene, dai. Ok. Per cui va bene. Git remote. Ok, cambio remote, metto il mio. Che è Carlo TM. Va bene, dai. Sì, però aggiungo upstream. Che è l'originale. Tonic. Ok. Ok, va bene. A sto punto vado su un branch. Mi faccio dev. Perché ho stati. Perché vediamo che viene fuori, via. Allora, quindi io uso DevBox per installare, almeno la mia intenzione è questa, e ho visto qui un bel shell nix, che è un file usato da nix, che mi dovrebbe dire le dipendenze. Ok, andiamo side by side. Allora, per cui inizializzo, vi faccio vedere come funziona DevBox velocissimamente. Anzi, no, magari ci faccio un altro video. Dovrei avere, sì, il file JSON. A questo punto posso cercare in tutti i pacchetti Nix di, è un alias a DevBox, search bash interactive. Ok, e come vedete i nomi qui, di questi pacchetti qui, che sono pacchetti Nix, i nomi qui sono pacchetti Nix e io ho gli stessi, però usando DevBox, ma è uguale. Per cui, di add, quindi installiamo, ok, va scritto Bash Interactive. Lo installiamo. Poi installiamo Erlang 26. Ok,
Sì, ne sto installando una alla volta, non so perché. Ma si può copiare senza... Ah! Oh, row. Ok. Ah, ma che fava? C'ho il file qui. Vabbè. Erlang è enorme. Ci sto mettendo un'infinità. E poi c'ho la connessione, veramente c'ho la SIM del discount. Ok. Adios. Ok, sta roba mi serve tutta. Poi qui dice che sui Mac installa FS Watch. Quindi io non me ne frega. Io uso iNotify Tools. Python per qualche motivo. Perché? Ok. E poi lib optional, non so cosa sia. È una funzione. È una funzione di Nix, ma non so cosa faccia. E sui sistemi non. Ok, qui sui sistemi non Darwin, libcap. Ok, devo installare tutta sta roba. Facciamo così. Ok, vediamo quanto ci metterà. Ah, qualcosa avevo già. Bene, interessante. Qualcosa avevo già nel sistema e non lo sta scaricando. No, non è vero, non è vero. Questo è praticamente come funziona, questi pacchetti vengono aggiunti al file devbox.json, verranno aggiunti qui una volta scaricati, per cui avrò i pacchetti di sistema ogni volta che attiverò questa shell. Tra l'altro dobbiamo tornare indietro con le modifiche fatte a Shell Nix e chiudiamo questa shell. Bene, sono curioso di capire perché, per cosa utilizza Python, sinceramente. Ah, Postgres ovviamente ha installato. Sì, per cui dobbiamo attivare la shell. E a questo punto, una volta attivata la shell, abbiamo in path abbiamo tutti i comandi che ci servono per gestire Postgres, abbiamo Python, Erlang ovviamente, tutte le altre cose che abbiamo installato, ImageMagick, quindi abbiamo Convert e tutte le altre cose. Creating new. Ok, ha creato un virtual environment per Python e lo possiamo attivare con questo comando. Va bene, ok. Ma la vera domanda è perché usa Python? Pensavo fosse 100% Erlang. Possiamo cercare i file Python e 12. Find name. Ok. Doc conf. Ok.
Doc. Ah, è Dillo. Penso Alabaster, sì. È Sphinx, ovvio. Quindi mi state dicendo che questa documentazione è fatta in Sphinx? È scritta in Sphinx? Cioè in Restructured Text? Ok. Ok. Terribile. Il tema è veramente terrificante. Ma questo vuol dire che io posso effettivamente generare la documentazione usando un altro tema? Probabilmente sì. Non mi ricordo dove era specificato il tema, forse qui. Theme. Eh sì. Allora mi sa che lo faccio, eh. Mi sa che lo faccio perché io questo font qui del sito io non... Ok, allora però mi piaceva prima di tutto mi piaceva vedere se mi riuscivo a avviarlo. Se mi riuscivo a avviare Zotonic. E poi pensiamo alla documentazione e poi basta. Oh, ok, Docker non ci interessa. Ma dov'è il menu? Oh, eccomi. Docker non ci interessa. Getting started. Nix, questo qui. Nix shell. Ecco, questo è il comando che più o meno faccio io con DevBox. Più o meno. No, più o meno, è veramente lo stesso, però diciamo usa JSON invece di dei file scritti in Nix, nel linguaggio Nix. E poi there you should run make. Oh, perfetto, un bel make. Questo sì che mi piace. Questi sono messaggi di errore? Sembra di no. Ok. Compiled Zotonic Core Apps. Ok, sta scaricando le dipendenze e dopo compilerà Zotonic. E penso che questo sia un progetto Rebar perché l'ho visto tra le dipendenze. Zotonic, per cui attiviamo la shell. Abbiamo un file di configurazione di Rebar. Ah, sì, devo anche fare un po' un setup del mio editor per Erlang perché non lo uso mai, per cui sì, so più o meno la sintassi a grandi linee, di Erlang, per cui sarà veramente uno studiare insieme. Perché il problema è che questo file si chiama config, ma posso file type Erlang. Sì, ok. Questo è il file di configurazione del progetto. E non ne so molto, per cui vediamo via via. Cose interessanti che c'è qui, oltre ad avere 800.000 file e cartelle, sì, tutti questi file veramente vecchia scuola, eh. GNUMEC file, questo è interessante. Ah, perché probabilmente utilizza, non vorrei sbagliare, ma Erlang ha tipo una specie di sintassi particolare per i make file che veniva usata molto prima che Rebar diventasse lo standard de facto per compilare e gestire progetti. Quindi
Quindi penso che GNU Makefile sia il Makefile per i sistemi, diciamo, Linux. E probabilmente anche su OS X c'è GNU Make, non lo so, penso di sì. Sì, questo è il messaggio che abbiamo visto prima. No, ma come? Ma come? Perché c'è un uguale in più? Rifaccio la pur di questo. Ah, ci sa. Allora, non mi sembrava ci fosse un uguale in più. C'era? Ah, troppo in su. Ok, l'ha compilato. L'ha compilato e le prossime volte penso sia più veloce la compilazione. Sì, c'è un uguale in più. L'ho visto, c'è un uguale in più, no? Ok, dopo averlo compilato, you can then start Zotonic with Binzotonic debug. Ok, quindi vediamo cosa c'è in bin, così per curiosità. Questo merge pot, probabilmente per getText, generate i doc, non ho idea di cosa sia. Zotonic penso sia il CMS, cioè proprio c'è cioè la riga di comando. L'applicazione Zotonic, vediamo un po' se c'è un help. Zotonic help, Zotonic senza niente, eccoci. Ok, quindi c'è la versione e poi sti comandi che non ne ho, non so cosa facciano adesso, ma è tipo. Lo so, tipo il manage py in Django, probabilmente. Ok, non ci interessa adesso. Vogliamo farlo partire. Quindi, Zotonic debug, però volevo leggere l'help. Debug, start Zotonic in the foreground with the Erlang shell. Ah, perfetto. Perfetto. Sì. Quindi fa partire Zotonic. Fa partire Zotonic e una volta partito dovremmo avere boia o quanto logga. Ok. Ma è solo la prima volta che ho visto ha fatto delle cartelle. Vediamo. È uguale. Ok. E comunque fa partire Zotonic e abbiamo una shell Erlang, per cui Erlang display ciao true, perché true è una shell Erlang questa qui. Ok, sì, è una shell Erlang. Erlang display probabilmente. Ah, io sono. Non mi ricordo niente della sintassi Erlang. Come si faceva a ottenere l'help? Erlang display. Help syntax error. Ah, non mi ricordo. Non mi ricordo. Volevo avere l'help. Volevo capire come mai non mi stampava ciao. Però va bene. Va bene così. Ok. Now point your browser to questo indirizzo.
e vediamo un po' se funziona. Certificator, sì, non mi interessa. Ah, perfetto. Perfetto. Col bellissimo logo. Error. Ok. Va bene, però mi sembra che funzioni. You should see a welcome message powered by Zotonic. Sì, esatto. Questo è il sito di status. Bene, Cloud Init è un altro modo di installarlo. O se no l'installazione manuale. Dai. Sì, alla fine è andata tutto liscio. Ora la prossima cosa è creare il tuo primo sito, che effettivamente è anche la cosa che ti fa fare qui, next step. Ma quello che in realtà voglio fare oggi è, a sto punto, generare una documentazione Sphinx con un tema un po' più leggibile. Per cui dobbiamo attivare il virtualenv, che non mi ricordo dov'è, per cui riattivo la shell. Dovrebbe dire devbox info, ci dovrebbe essere di info, mi sembra. Perché era venuto un messaggio che diceva come fare attivare il virtualenv. Sì, info Python. Ok, quindi abbiamo questa variabile d'ambiente vmvdir, che è la cartella dove è stato creato il virtualenv. Perfetto. Bene, a questo punto abbiamo anche Python e pip, probabilmente. Pip version. Fantastico. A questo punto andiamo dentro doc e sì, make HTML, qualcosa del genere. Sphinx build, no such file or directory. Ok. Ah, certo, non ce l'ho Sphinx. Ah, qui c'è requirements. Ok, pip install minus requirements. Sì. Ok, e ora no, make HTML. Oddio, single HTML voglio io. Sì, me lo ricordo. Un file lunghissimo, un file HTML lunghissimo. Single HTML. Making output directory global. Sphinx. Oddio, non so questo errore da cosa derivi. Linea 840 Global flags not the start. Oh. E vediamo, ci sto stack trace qui.
Cavole. Global flex, not the start. Vediamo che cosa ci dice Stack Overflow. Oddio, non so se ho voglia di. Non so se ho veramente voglia di mettermi a debuggare questo errore. You do not yet officially support Python 3.11. Ok, sono assolutamente sicuro che questo è un errore che deriva da una versione sbagliata di Python. E sto usando Python 3.12. Probabilmente è troppo nuovo. Possibile. È possibile, sì. Ok, allora facciamo così. DevBox Search Python. Grep Python. DevBox. Voglio vedere che versione ho installato io. Latest. Latest. Ma pip è di Python 3.10 e invece io sto usando scusate, e invece io sto usando 3.12 Python version 3.12. Ah, ok, provo a installare la 3.10. Perfetto, quindi di add, di sto per DevBox. The box add Python 3.10. Not found. Perché not found? Perché l'ho scritto male, ovviamente. Scrivo sempre male. Ok, a questo punto nella mia shell verrà installato Python 3.10. Però a questo punto devo anche ricreare il virtualenv. O me ne ha fatto diverso? Questa è una bella domanda. Comunque, il comando refresh ricalcola il path, per cui Python version è 3.10 now e vemdir mi sembra la stessa di prima a me. Ok, provo, provo, non so che verrà fuori. No such file or directory. Bene. Shell and sì, adesso la sto creando. Perfetto. Ora l'attivo. E ora vado dentro doc, installo i requirements. E make HTML. No, volevo fare singolo HTML. Comunque sta funzionando. Ah, volevo fare singolo HTML. Ah, qui robaci, eh? Vabbè, non mi interessa. Sembrerebbe un problema con proprio la documentazione. No, non è vero. O sì, non lo so. Vabbè. Beh, ci sta mettendo una vita. E mi sembra underscore build sia. Ah, sì.
Sì. Make single HTML. Se ci mette una vita non è un buon segno, perché solitamente se più il sito è brutto, più il prodotto è buono. Infatti, secondo me è molto valido Zootonic. Però la documentazione è lunghissima, veramente la fa piglia male. Vabbè, vediamo cosa ci riserverà il futuro. Perfetto, fatto. E tra l'altro, sì, il tema è Read the Docs. Read the Docs. Quindi dovrebbe essere molto più leggibile. Per cui build singolo HTML index, non Vim, grazie, ma un browser. Ah, fantastico. Ah, ma era molto meglio. Oddio. Cute browser. Un po' sta soffrendo. No, non soffre, dai, va bene così. Tutto in un file. Dai, bellissimo invece. Si legge molto meglio. Ricorda un po' i vecchi lavori, per cui. Però dai, ci siamo. Questo logo è veramente incredibile. Ok, abbiamo la documentazione in un formato leggibile e la prossima volta proviamo a fare quella cosa lì che dicevano di fare. Developer guide in fondo detto. No, in fondo no, in fondo no, perché ho fatto un file unico. Ok, forse non è stata proprio un'idea geniale, ma vediamo. Create new users. No, no. Developer guide, ho detto. Introduction. Questo. Creating your first site. So, quindi la prossima volta creiamo sto primo sito. Va bene. Quindi niente. Alla prossima. Thank you.